Presidente, un incontro per sottolineare che il Catanzaro Calcio può essere anche un veicolo per rafforzare l'appartenenza al territorio. No, sicuramente il calcio, così come anche qualche altro sport, ha più funzioni, direi. Una è quella che la dirigente nell'intervento ha detto, che è quella principale, quella di educare alla disciplina, educare allo spirito di gruppo, educare anche a vivere insieme nel rispetto delle regole. E dal punto di vista fisico, chiaramente chi pratica calcio, chi pratica sport ha sempre dei benefici. E io direi poi, se a questo si associa quello che è il sociale, che rappresenta la socialità del territorio, credo che il calcio ha sicuramente, specie nel sud, specie a Catanzaro, in Calabria, ha questa funzione di rappresentare diciamo, l'aspetto più intimo del territorio. E quindi tifare Catanzaro, tifare per i nostri colori, sicuramente è motivo di orgoglio e sicuramente porterà a tutti quanti anche a vivere felicemente insieme. Cogliamo l'occasione anche per fare una presentazione del derby in programma domenica con il presidente Noto. Lei si aspetta una vittoria chiaramente per bagnare adeguatamente il 2019. Personalmente mi aspetto le vittorie di tutte le partite. Mi auguro che i ragazzi domenica facciano un'ottima prestazione e portiamo a casa un risultato utile per noi. Chiaramente la pausa normalmente porta anche, ma questo vale anche per il Rende, così come per le altre squadre, porta, diciamo, un ricarburare, no, da parte diciamo, dei giovani calciatori, però loro si stanno allenando già da qualche giorno, già da una settimana, insomma, insieme. E mi auguro veramente di cuore che portiamo a casa questo risultato.